Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Una vicenda che non è passata assolutamente inosservata e che vede protagonisti un panettiere inglese e sua moglie. L'uomo si trovava in coma da circa 10 settimane, a causa di una gravissima anemia che l'aveva colpito. Fu quindi ricoverato in uno degli ospedali di Londra per essere sottoposto alle cure. La donna, una commerciante di 37 anni, ogni giorno si recava in ospedale per far visita al marito. Passava con lui tantissime ore e alcune volte rimaneva anche di notte. Questo faceva per amore la 37enne. A detta dei medici, le sue possibilità di riprendersi non superavano il 30%. Il dottore, in ogni caso, consigliò alla moglie di provare a suonare un po' di musica per il marito. Una notte la 37enne ha avuto un'idea, ovvero quella di far ascoltare una canzone al marito. La donna le ha fatto sentire I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sentita la canzone, incredibilmente l'uomo aprì gli occhi. Un vero e proprio miracolo che nessuno si sarebbe aspettato più a quel punto. Da quel giorno, o meglio da quella notte, l'uomo si riprese sempre di più. Lo stesso poi dichiarò che la canzone gli aveva dato una nuova energia, tirandolo fuori dal coma. L'uomo, che si chiama Sam Carter, poi è tornato pienamente ad una vita assolutamente normale, assieme alla moglie. Una vicenda bellissima che si è quindi conclusa con un lieto fine. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.